ho dei dubbi quando sento ripetere ossessivamente quello è un aziendalista, quest'uomo ha un grande aziendalismo. Io penso che in questo paese si confonda l'aziendalismo col servilismo. Cioè quello che fa sempre sì. Lui dice, oh, ti do 2 lire, sì. Ti do questo giocatore, sì. Quello non è un aziendalista, quello è un servo. E in questo paese c'è una certa, un certo desiderio, un atteggiamento troppo desideroso di chi comanda di avere servi e anche un'offerta troppo nutrita di servi a disposizione. L'aziendalista è quello che crea valore all'azienda. Stop, questo significa aziendalismo. Creare valore. Io ti do 10, tu mi rendi 12. Io ti do 10 giocatori, alla fine ho speso tanto, posso aver speso 100, posso aver speso 1000. Ma tu alla fine ti ho dato di più. Nella situazione specifica cos'è che... Guardo quanto valore è stato creato. Non è stato creato valore, allora prendo in considerazione di poter cambiare. Questo è un'analisi. L'aziendalismo è creare valore per un'azienda, non dire di sì a un'azienda. Non vuol dire che è servilista Allegri. No, ma cosa stai dicendo io? In generale. Ah no, è importante specificare perché è una parola che... Tu sai che è una parola che... No Fabio, si è detto anche di Spalletti la settimana scorsa, è un aziendalista. Ma perché è un aziendalista Spalletti? Perché ha creato valore. È una parola che è usata spesso. Ha creato valore. Ha aumentato il valore di un'avventura. No, però in questo caso... Un aziendalista bravo crea valore. Un aziendalista normale... Sì, raggiunge come l'obiettivo. Dire? Eh? Raggiunge l'obiettivo. Raggiunge, non è sì, detto. Trova una identità. Già, lavora non per il bene personale, ma per il bene comune. No, ma ho capito, cioè, ma adesso sullo specifico, di chi stiamo parlando? Di quello della Juve, di quello del Milan? Perché sennò è. Cazzeggiamo in giro, ma non andiamo sul coso. Allegri ha portato valore o no? Questa è la domanda. Nun ja, das schönste Fußball bei.